dopo ci possiamo sbilanciare sulla data del suo rientro, però visto che siamo soli due mesi dall'operazione i suoi progressi sono stati davvero eccezionali. E per il momento è tutto. Notizie anche da casa Team System, la prima riguarda l'ex allenatore della Fortitudo, Sergio Scariolo, la cui presenza è segnalata al derby, ma non a quello che sta iniziando qui a Casalecchio, bensì a quello di San Siro, che i nostri abbonati hanno appena potuto seguire. Sergio Scariolo è un grande tifoso interista. Parliamo invece di questo derby, il problema principale per la Team System si chiama Dan Gay. Il capitano bianco-blu infatti ha letto, ha contratto la mononucleosi, una malattia di origine virale che causa febbre altissima, nonché l'ingrossamento di alcuni organi tra cui il fegato, la milza e le ghiandole linfatiche. Per lui 30-35 giorni di prognosi. Sta invece bene Carlton Myers, grande spavento nei confronti del giocatore fortitudino giovedì sera dopo una botta al volto subita nella gara con l'Estudiantes. Aveva accusato un forte mal di testa, addirittura uno svenimento, portato in ospedale, è stato sottoposto a TAC, fortunatamente l'esito è stato negativo. Venerdì Carlton ha riposato, ieri si è allenato a parte, oggi sta bene e potrà giocare. Sta bene anche John Crowdy, ha avuto un problema al piede, però è stato tenuto precauzionalmente a riposo giovedì, giocherà regolarmente anche lui, giocherà con la maschera Massimo Ruggeri che si è fratturato 10 giorni fa il setto nasale. Ed è tutto, Flavio. Avete visto che i tifosi della Team System hanno preso veramente sul serio l'impegno del derby, coreografia particolare questi quintetti, prima di parlare della tattica che sarà molto interessante. Derby a Bologna, cosa significa? Ce lo dice un esperto. Ma Flavio, a ogni persona a Bologna è la cosa più interessante. Tutte le donne di Bologna, Flavio, parlano del basket più degli uomini a Milano, tanto per intenderci, ok? Proprio, e sanno tutto, intendono in una maniera incredibile. Quindi tutti, ogni negozio, quando io allenavo la Virtus, camminavo per Via Lame, mi costava 5 ore a fare 3 strade, perché ogni negozio che passavo uno mi prendeva proprio per le spalle e diceva: cosa facciamo domenica e nel derby? Quindi è una cosa proprio nel sangue di tutti i bolognesi. Una curiosità particolare è aggiunta dai cosiddetti comunitari, i Prelevice, i Batavukas, mentre questi sono gli arbitri della sfida, e gli esordienti come Savage, come Conrad McRae, per loro è un'area nuova. Well, assolutamente, e per di più, Flavio, abbiamo detto anche ai nostri tifosi che sarà una partita spigolosa, forse non bellissima, ma combattuta alla millesima potenza con l'agonismo, quindi sarà una partita agonistica questa sera e sarà, toccherà a tutti essere all'altezza della situazione. I tifosi sono già pronti a dir poco, tifosi che aspettano come tutti il ritorno a Bologna di Sale Georgevic. Queste le sue statistiche comparate a quelle di John Kevin Crowdy, è probabilmente un confronto non equo, non giusto. Georgevic ha avuto più tempo in Italia per adattarsi alla nuova realtà. Comunque, secondo le notizie e le voci in nostro possesso, il ritorno di Georgevic è cosa quasi fatta, ma se ne parlerà la settimana prossima assieme a un eventuale arrivo di Valerio Bianchini alla Team System. Per ora godiamoci il derby e seguiamo ovviamente con attenzione lo scontro tra due giocatori comunque discussi come Kostas Patavukas da una parte e John Crowdy dall'altra. Grande ambiente, anche se non l'ambiente consueto, appunto perché tutti questi problemi, tutte queste polemiche, tutte queste situazioni un po' si sentono, aleggiano. Non c'è una grande tranquillità, Flavio, le squadre sono nervose, i nervi saltano, ok? Quindi sarà una partita giocata con i nervi. Ecco a te. La palla 2 toccata da McRae, poi Comasez e infine Binelli, e il primo possesso è per la Kinder, difesa individuale per Dalmonte. Colpo di scena, c'è Morandotti nel quintetto e non Sandro Abbio, che non è al 100%, alla scelta di Bucci proprio pochissimi minuti prima del via. Passo d'incrocio di Savic, sbaglia, vola al rimbalzo Binelli, sbaglia, tocca Savic, alla fine la palla è di Carlton Myers, vola in contropiede, c'è Covescovi, rimette in mano a Carlton Myers, da 3, Carlton Myers, il primo canestro del derby numero 60 e dell'ex giocatore riminese. Crowdy cerca di mettere subito pressione su Kostas Patavukas, Vescovi contro Comasez, lo batte l'ex compagno di squadra di Cecco Vescovi a Varese, anche lui dà subito una risposta importante dopo le polemiche del prepartito. Well, quando parli deve spalleggiare le parole e Comasez l'ha fatto con questa entrata senza tanti problemi.
il taglio di Myers, Frosini va dall'altra parte per John Crowley, l'arresto è laborioso a dir poco, poi la ricezione di Frosini fuori per Vescovi, palla bassa, 10 secondi per andare al tiro, Vescovi da 3 sbaglia, rimbalzo di Minelli, apertura per Kostas Patabukas, la ricezione di Comases, cerca l'anticipo forte, Cecco Vescovi, poi sale Patabukas contro John Crowley, il duello Myers-Barandotti si ripete anche dall'altra parte del campo, doppio blocco per Arian Comases, sfida da 3, infrazione di passi, in partenza, in uscita dal blocco per l'ex giocatore del Panathinaikos e della Cagiva, duello interessante, Barandotti-Myers. Well, Barandotti ha dato troppo spazio a Carlton per la prima palla, non lo farà più. Sulla panchina Blasi, Ruggeri, giocatori che hanno già giocato qualche derby, dunque conoscono l'atmosfera di questa specialissima stracittadina. Dalla media distanza Quarrod McRae sbaglia, Vescovi a posizione interna ma sbaglia anche lui, tocca 2 o 3 volte Frosini, alla fine la palla è di Augusto Vinelli, il veteranissimo della Kinder. Barandotti si affida a Patavukas, Comases voleva la palla di transizione, Barandotti non si è fidato, era un passaggio pericoloso, la ricezione di Savic, il blocco di Vinelli, l'uscita di Barandotti, buona la palla per Vinelli, la finta di Augusto e il fallo su di lui di Carlton Myers. Kinder che mi sembra molto più tranquilla del molto prevedibile. Molto tranquilla e soprattutto Patavukas, molto freddo lui in campo, Flavio, senza neanche, non sta neanche sudando, lui è veramente un diesel in campo, ok? Veramente bravo. Pierluigi Collina, arbitro di calcio, tifoso Fortitudo, sfegatato a dir poco, a seguire anche lui questa partita. Non è potuto venire per precedenti impegni, un altro grande tifoso Fortitudo del mondo del calcio, Roberto Mancini, e non c'è l'altro tifoso del calcio ma della Virtus, ovvero sia Gianluca Pagliuca, segna anche il secondo tiro libero Binelli, 4-3, un punto di vantaggio per la Kinder che aspetta da tanto tempo, per la verità, un successo in trasferta contro una grande, e questo è stato ricordato alla squadra anche dal presidente Cazzola in un'intervista che è uscita stamattina a Bologna sul resto del Carlino. Frosini dalla media distanza e finora è proprio una bella partita. Esatto, finora stanno giocando bene tecnicamente, che non aspettavo, Flavio, è un ottimo canestro di Frosini che causa problemi a Savic, con questo Savic lo dovrò marcare. Buono il taglio di Comases, arriva l'aiuto di McRae, poi le mani veloci di Vescovi che strappa la palla a Comases, Myers in transizione, palleggio, arresto, scarico per Crowley, ha spazio per il tiro da 3 ed è ancora Carlton Myers, 2 bombe, 6 punti. Ottimo gioco, Myers non ha forzato il tiro, ha dato l'uomo libero a Crowley, ottimo ritorno dei Crowley, stanno giocando molto bene le due squadre, tutte le due. Quasi 3 minuti giocati nel primo tempo, passa dietro Crowley sul blocco per Patavukas, come ha chiesto Dal Monte, e Patavukas brucia la retina. Bene Crowley, bene Patavukas dall'altra parte col primo canestro per un giocatore che, avendo giocato all'AEK e al Panathinaikos, di derby se ne intende. Il blocco di McRae, usa la mano sinistra, Crowley, il suo tiro è morbido e va a bersaglio. Grandi percentuali, 50% per la Team System Kinder, che ha segnato l'unico tiro da 3 tentato, poi a 1 su 4 da 2, ma anche perché Vinelli e Savic hanno giocato un po' a pallavolo sotto i tabelloni. Patavukas ancora sbaglia, Vinelli strappa la palla a McRae, grande senso dell'opportunismo per Arian Comases che va a bersaglio, e vediamo quando e se anche in questa gara Alberto Bucci ci farà vedere della zona. Esatto, e anche abbio contro Carlton Myers, ingenuità proprio di McRae, pagato caro con 2 punti. Blocco di Frosini, taglio di Myers, serie di blocchi per Vescovi, Frosini dalla media distanza sbaglia, si lotta al rimbalzo, il fischio di Taurino per una trattenuta di Arian Comases, qui Binelli ha più esperienza di Conrad McRae e la sfrutta tutta. 16 minuti, 20 secondi da giocare per chiudere il primo tempo e c'è time out a Casalecchio. Undicesima giornata della Polo Cup nel big match, Treviso in rimonta batte la Stefanel, poi la Cagiva sulla Polti, la Scavolini a Valanga su Trieste, la Mesh con un gran primo tempo su Reggio Calabria, altri 2 punti per la Pistoia di Derrick Taylor, e ai tempi supplementari la vittoria importante della Fontana Fredda sulla Telemarket. Si torna a giocare dopo il time out, Geri De Rosa e Paolo Ellis. Sì, Alberto Bucci ha chiesto una maggiore intensità difensiva ai suoi, soprattutto ai lunghi. Non facciamo ricevere la palla facilmente sotto canestro e non diamo appoggio ai pivot. Dal Monte ha
chiesto invece a McRae di aiutare e recuperare sui pick and roll dei virtusini, mentre Vescovi dovrà stare più attento al rimbalzo difensivo. Primo canestro per Conrad Bastian e McRae, sempre il duello Morandotti-Meyer. Finora Meyer si è segnato due volte, ma da dietro l'arco del tiro pesante esce il tiro di Thomas, si rimbalza il proprio di Morandotti, tira in allontanamento e sbaglia. Savic su Meyer, un po' assente, Savic si mangia il canestro da sotto. Il rimbalzo è di Conrad McRae, corre in transizione la Team System con Meyer. Primo canestro della carriera di Savic mangiato sotto canestro, costoso. Myers tira molto da tre, questa volta sbaglia, il rimbalzo è di Savic che si riscatta immediatamente. Patavukas, passaggio trasversale piuttosto pericoloso, lo riceve comunque, lo controlla Komazets, bel movimento ma sbaglia, vola il rimbalzo Conrad McRae. Crowdy vuole tenere alto il ritmo, un mezzo velo di Frosini, lo scarico per McRae, infrazione di passi per l'ex giocatore di Syracuse. Team System che comunque vuole correre, vuole fare contropiede. Buona idea, e costringeranno prima o poi a Bucci di mettere i due giocatori più veloci in campo. Magnifico per Pinelli e abbio per Ricky Morandotti. Buonissimo fischio di Fabio Facchini, abbiamo rivisto al rallentatore la chiara infrazione di passi di Conrad McRae, palla un po' difficile da gestire per un lungo in quella situazione. Crowdy anticipa forte Patavukas che lo attacca in palleggio, poi chiude il palleggio, scarica per Morandotti, Myers lo contiene, poi salta, lo scarico per Savic allo scadere quasi dei 30 secondi, sbaglia Savic, il rimbalzo di McRae, l'apertura è per Carlton Myers. Myers in palleggio tranquillamente cerca e trova Frosini, segue poi il suo passaggio, alla fine dopo 10 secondi inizia il gioco contro la difesa schierata individuale della Kinder di Alberto Bucci, uno dei doppi ex di questa partita, l'altro è Walter Magnifico che ha iniziato in A2 con l'allora Mercury Bologna. Carlton Myers ancora da 3 su 4 e c'è già il suo marchio su questo e derby. Sta giocando in velocità la Fortitudo Flavia, la chiave della partita è questa, loro giocano in contropiede e vogliono il contropiede questa sera. Quasi 6 minuti nel primo tempo e 6 punti di vantaggio per la Team System. La serie di blocchi per Komazets contro Vescovi, schiaccia per terra per Savic, lavora contro Frosini, pronto l'aiuto di McRae, ci sarebbe Binelli in lunetta, Savic forza un po' il tiro, lo sbaglia, Savic in difficoltà in questo inizio, 0 su 3, Myers in transizione da 3, ancora Carlton Myers, incredibile partenza del miglior realizzatore di tutti i tempi in una singola partita nel campionato italiano. 4 su 5 da 3, 12 punti. E Pucci dovrà fare diverse mosse qui, Flavio. C'è un'altra palla rubata qui. Crowdy mette un piede sulla linea laterale, ma l'arbitro è preso in contropiede e c'è il canestro per John Crowdy. Bucci è arrabbiato e Dal Monte addirittura estasiato da questo suo esordio nel derby. Più 11 per la Team System. Dopo quasi 7 minuti di primo tempo, il fischio di Taurino, il fallo lontano dalla palla per Zoran Savic e c'è il time out obbligato per Alberto Bucci a 13 minuti e 19 secondi dal termine del primo tempo. Il rendimento comparato di Myers e Komazets fino a questa partita, percentuale assolutamente incredibile nel tiro da due per Komazets, che ha anche un miglior coefficiente di impatto offensivo, punti diviso possesso 1,24, davvero grandi statistiche per il giocatore croato, ma finora la partita l'ha dominata almeno in attacco Carlton Myers. Dopo il timeout, Geri De Rosa e Paolo Ellis. Non cerchiamo il tiro subito, il passaggio sotto subito al Alberto Bucci, i suoi, facciamo girare la palla, abbiamo pazienza, andiamo a cercare il tiro migliore. Per quanto riguarda Luca Dal Monte, ha chiesto ai suoi di andare tutti quanti sempre a rimbalzo in attacco, cercare un buon tiro, ma prima che si schieri la difesa virtusina, e a Conrad McRae ha detto stai molto attaccato ad Augusto Binelli. Il canestro di John Crowdy, abbiamo già visto un playmaker bianco, mentre qui c'è la felicità di Stefano Nosei, grande tifoso, tifoso doc della Fortitudo. Dicevo, abbiamo già visto un playmaker bianco piccolo, sottotaglio, fare una partita del genere. Stiamo parlando di Steve Hanson con Roma contro la Scavolini domenica scorsa. Questi sono giocatori NBA, sanno cos'è lo stress da taglio. Hanno veramente carattere, Flavio, e questo ragazzo qui sta anche lui giocando con grande freddezza qui. Ah, Bucci dovrà giocare le carte, Prelevic prima o poi. Bani è molto esperto in queste partite qui, ha una vita di esperienza in queste cose. Prelevic, abbia, infatti Prelevic si alza adesso.
Myers attacca Morandotti, ancora il palleggio per Carto Myers, palleggio, arresto, tiro forzato da tre, sbagliato sul rimbalzo Frosini, ancora da tre Carto Myers, esplode il polo sport e questi sono gli occhi della tigre, quelli di Carto Myers. Flavio, Carto Myers non viene marcato da Ricky Morandotti come Ricky sa marcare. Ricky deve cedere spazio a Carlton per le gambe di Carlton. Non è l'uomo adatto per Ricky, ma è una buona idea, ma non sta funzionando. Komazec per Binelli che appoggia al vetro e va a bersaglio, quasi 8 minuti giocati nel primo tempo. La Team System è a quota 25 punti col 59% dal campo e 5 su 7 da 3 di Carto Myers, statistiche veramente fantasmagoriche. Dentro la palla per McRae, isolato contro Savic, la palla va dall'altra parte, brutto passaggio, rubata da Komazec e poi il fallo antisportivo da parte di John Crotty su un avversario lanciato in velocità, interpretazione che ci sta ampiamente, ma qui guardate Carto Myers, la sua sicurezza e poi l'urlo di liberazione, una settimana non facile per lui con i problemi fisici e anche ovviamente con l'esonero di Sergio Scariolo. Si è a lungo parlato del rapporto tra Sergio Scariolo e Carto Myers, non vogliamo tornare sull'argomento anche perché le informazioni in nostro possesso sono ovviamente frammentarie, la verità la sanno solo i due interessati e guardate chi c'è al derby. Questa è veramente una magia delle nostre telecamere. C'è Claudio Coldebello. Coldebello cosa fa qui? Non giocano e non ho capito questa storia. Comunque è venuto di sicuro a fare il tifo per la Kinder e per il suo erede Kostas Patavukas, che ha vestito la maglia che adesso veste Coldebello, ovvero sia quella dell'AEK di Atene. Prelevic in palleggio contro Carto Myers, vediamo l'impatto di Ivane Prelevic su questo derby. Patavukas per Komazec che esce dal blocco di Binelli, va dall'altra parte ancora per Patavukas, il blocco stolta di Savic, l'aiuto di Frosini finisce con un cambio non voluto, poi però ruota bene la difesa della Fortitudo, Patavukas da tre, piedi per terra e proprio Patavukas come Crotty è un protagonista in positivo di questo derby. Vediamo se la Kinder cambia o meno difesa, mi sembra che sia così, zona 1-3-1 che ruoterà però in una zona 2-3 dopo il primo passaggio. Ecco qui la rotazione, davanti ci sono Patavukas e Prelevic, la lettura della Team System, dentro la palla per McRae, pesca bene il taglio di Vescovi, non c'è reattività. No, c'è questa reazione che ammazza la difesa, ok Flavio, sembrano tutti fermi quando succede un taglio, recezione, canestro, così è stato brutto per la Virtus questa azione. Virtus che sta tirando con 5 su 15 nonostante le due bombe di Patavukas. Komazec si butta dentro, forza il tiro, lo trova comunque in virtù di una classe cristallina. 9 di Komazec, 4 di Binelli, 6 di Patavukas, solo 3 giocatori a referto in praticamente metà primo tempo per la squadra di Bucci e poi Vescovi per Parrot Bastien McRae. Azione a zona, due assist, due canestri facili sotto canestro. Non piace a Bucci e cambierà difesa. E la reazione di McRae assomiglia alla reazione che in precedenza abbiamo visto da Carto Myers. Komazec che scarica per Augusto Binelli, va a bersaglio dalla media distanza, cambia ancora difesa, credo Alberto Bucci, non più quel tentativo di zona camuffata, pronto Pilutti sulla sede del cambio dall'altra parte. Siamo a metà del primo tempo e ci sono 8 punti di vantaggio per la Team System, sembrerebbero di più a vedere lo sviluppo della partita. Un mattone da 3 di Crotty, si lotta a ribalto, palla a 2 tra Conrad McRae e Zoran Savic, ma andiamo a rivederci Conrad McRae e la capacità di passare la palla di Cecco Vescovi. Well, Cecco un artista, e questo è McRae, proprio si diverte come un matto per queste cose qui. Flavio, aspettavamo tutti e due una partita spigolosa, dura, invece pulitissima e di alta qualità tecnica, cioè ci siamo sbagliati per la millesima volta. Tocca a Komazec, controlla Augusto Binelli, mette in mano a Costa Spatavukas, la transizione importante per la Kinder, adesso il duello tra Komazec e Pilutti dalla media distanza, Binelli sbaglia ma questo è un buonissimo tiro per la Virtus, un tiro che Binelli deve continuare a prendere, palleggia adesso il tiro in transizione da 3 di Myers, segna, subisce il fallo, Andrei Lunetta col tiro libero, supplementa. E lui è veramente in una zona, si dice in America Flavio, è proprio sotto coscienza, capite, proprio anestetizzato dall'agonismo della partita qui, e Prelevic proprio viene bagnato e dato fuoco qui, un altro tiro libero proprio Carter Myers, stratosferico, NBA.
una cosa assolutamente incredibile. In 10 minuti e mezzo praticamente di partita, 6 su 8 da 3, 19 punti segnati. Pinelli che blocca per Arjan Komasec, va in palleggio dietro la schiena, Piluti lavora forte su di lui, la Team System ha una intensità difensiva che non sempre ha avuto in questa stagione, l'aiuto di McRae, Savic per Pinelli che non riesce a controllare il passaggio dell'ex portiere di calcio. Festeggia il popolo Fortitudo, la partita è ancora lunga, ma in questo momento c'è una bella differenza. No, Fortitudo sta spazzando via la Virtus col grande tiro di Carlton Myers, reazione difensiva, reattività. Scarica Carlton Myers per Piluti che ha spazio e va ancora a bersaglio da tre punti. Urla Myers, urla McRae, urla Piluti. E adesso la partita dal punto di vista emotivo è veramente notevole. Ma la Virtus non può permettere tutti questi 7 su 11 da 3, non puoi permettere questo, un tiro da 3 ogni minuto. Flavio, il rimbalzo di Carlton McRae va via a tutta velocità, Carlton Myers, partita che rischia di spezzarsi in due, Myers per Crowley, forse in frazione di passi, poi la stoppata fallosa però da parte di Zoran Savic, applaude tutto il pubblico, guardate quanto spazio ha Claudio Piluti, qualsiasi cosa sia successo, questo è un tiro non assolutamente accettabile da parte di Alberto Bucci. E poi Piluti non fa solo i tiri da tre punti, difende anche su area. Ah, Piluti è un giocatore totale. Flavio, il basket in Italia è cambiato quest'anno, o hai le gambe o sei in difficoltà. La Virtus ha altezza, nomi, esperienza, tecnica, ma non ha una squadra fatta di grandissime gambe, e la Fortitudo ha messo questa partita sul piano della velocità. Ciao, arrivederci in contropiede. In campo anche Walter Magnifico e Alessandro Abbio, 8 e 20 da giocare più 15 e possesso per la Team System. Myers, arresto e tiro da 3 di Carlton Myers, fa 7 su 9 per 22 punti in meno di 12 minuti di partita, siamo a livello record assoluto. Magnifico dalla media distanza con mano morbida. Ma ovviamente se ogni volta la Team System segna da 3, la Kinder anche segnando da 2 scrive meno 1 nel parziale. E la matematica è quello, Flavio. Adesso un brutto passaggio di Myers, Komasec in transizione, 3 contro 2 per un attimo, tiene la palla, va a bersaglio. Una magia anche per Arjan Komasec che sta giocando una buona partita. La preoccupazione di Roberto Brunamonti sulla panchina della Kinder, investita veramente dalla bufera Myers, 9 tiri da 3 tentati, non ha neanche tentato un tiro da 2 fino a questo momento. Crowley in palleggio in mezzo alle gambe, schiaccia per terra per Ale Frosini, il tiro in allontanamento lo sbaglia, appoggiato al vetro e sbagliato, il rimbalzo per la Kinder, transizione, Prelevic finora non in partita, non ha tentato tiri, la ricezione di Magnifico e il fallo su di lui di Frosini, pronto a entrare in campo Flavio Carrera, ma qui la partita si chiama Carlton Myers. Ma adesso qui, Flavio, 4 cambi in campo per Alberto Bucci, adesso che sta cercando veramente di rovesciare la situazione tecnica in campo, e questi 4 cambi insieme a come si dovranno dare qualcosa. E Carlton Myers ha fatto lo stesso gesto di Michael Jordan in una famosa gara 1 di finale contro Portland, proprio dopo una raffica di tiri da 3 punti, sembra che abbia detto non riesco a sbagliare. Beato lui, Prelevic, neanche lui sbaglia, va a bersaglio e la Kinder a meno 12, dobbiamo paradossalmente dire, è in partita. In partita era meno 18 per un attimo, Flavio, e Fortitudo stava spazzando via, e ancora la Virtus in grave difficoltà, ovviamente con 26 minuti, quasi 27 a giocare, guai dire una partita finita. Ruggeri sarà importante in questa gara, gioca da numero 4 contro una squadra che ha quasi sempre 2 lunghi, puri Myers ancora da 3, questa volta sbaglia, è umano anche lui, 10 tiri da 3 tentati in meno di 14 minuti. L'arresto di Prelevic che subisce il fallo, per poco non ci scappa il gioco, potenziale da 3 punti, il fallo è di Carlton Myers, c'è il timeout chiesto da Luca Dalmonte. 6 minuti e 30 da giocare per chiudere il primo tempo, più 12 per la Team System, e come tutti i derby un colpo di scena dietro l'altro. Well, esattamente, e Flavio, questo è un ottimo time out di Luca Dalmonte, lui ha visto più 18 ridotto a più 12 e ha detto time out, ti parliamo sopra, fermiamo l'altra squadra, spegniamo il fuoco della Virtus che ha recuperato 6 punti in battibaleno. Questo è un ottimo time out della Fortitudo del giovane allenatore Carlton Myers, che è stato allenato da giovane proprio a Rimini da Luca Dalmonte.
si conoscono bene i due. Carlton Myers, 25 anni di età, ancora giovanissimo, beato lui, 22 punti e il cronometro dice 6 minuti e 30 da giocare per chiudere il primo tempo. Davvero una statistica quasi insensata, soprattutto in una partita con questi motivi, un derby così sentito, un derby così particolare come lo abbiamo presentato all'inizio. Squadre che tornano in campo, Virtus che continua a pagare dazio lontano da casa, al Paladozza 5 vittorie in campionato, quasi 100 punti, lontano dal Paladozza meno assist, meno recuperi, molti meno punti e 3 vittorie e 2 sconfitte. Dopo il time out, Geri De Rosa e Paolo Ellis. Alberto Bucci ha insistito su un concetto, la partita è ancora lunghissima, quindi possiamo pienamente in partita. In attacco dobbiamo continuare a giocare con pazienza, utilizziamo molto di più i nostri lunghi anche come appoggio, non assoluta solo per un tiro. In difesa invece continuiamo con questa intensità e torniamo velocemente. Luca Del Monte ha detto ai suoi: in attacco continuiamo a correre, 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 facciamo penetrazioni e scarichi, in difesa sempre molto molto forti. Luca Dal Monte è una delle storie, mille storie di questo derby. Adesso la Team System un po' è calata, anche perché non si può sempre avere un giocatore che fa 20 punti in 11-12 minuti come ha fatto Carlton Myers all'inizio. Abbio, deviata la palla da Crowley, la controlla Carrera in qualche modo, la rimette in mano al suo numero 7 che ha difficoltà a gestirla. Ancora Carrera, si allarga per ricevere, magnifico tiro dalla media distanza, gli esce, il rimbalzo è di Pilutti, parte lui a guidare la transizione, schiaccia per terra per Carlton Myers, che adesso forse potrebbe anche cercare qualche penetrazione dopo aver seminato con 10 tentativi da 3. Infatti va in avvicinamento, chiude il palleggio fuori per Ruggeri che batte magnifico, chiama l'aiuto di Carrera. Un problema per la Kinder, marcare Ruggeri come numero 4 con il magnifico e Savic e Vinelli. Esatto, era questione di cambi di piedi, Flavio, è molto più rapido, diciamo, come squadra la Fortitudo in questo momento. E adesso Carlton Myers, essendo un giocatore intelligente, vede uno più piccolo marcare lui, che è Abio, gambe forti eccetera, va sotto canestro e gioca uno contro uno. Blasi in campo assieme al ritorno di Coran McRae, riposo per Frosini. Pilutti palleggio ultimi 6 minuti del primo tempo, la ricezione di Carlton Myers, attenzione al gioco 2 con McRae, prende un altro tiro da 3, gli esce, il rimbalzo è di magnifico, l'apertura è nelle mani di Sandro Abbio, Blasi lo ostacola al centro del campo, poi mantiene il contatto e commette fallo sul giocatore di Racconigi. E Kinder sempre lì a meno 10, non è affondata dopo i primi 2 tentativi di colpo del KO, in una partita che non vede tra gli spettatori il proprietario della Fortitudo Team System, Giorgio Seragnoli. Seragnoli ritornerà probabilmente presto al Polo Sport di Casalecchio dopo le vicende che hanno portato all'esonero di Sergio Scariolo. Ha detto di volersi impegnare di più in prima fila nella gestione della squadra, ma intanto segna Comasez e c'è il fischio di Taurino. Fallo di Pilutti e possesso ancora per la Kinder. Wow, questa è una grande rimonta dalla parte della Kinder, Flavio, veramente da meno 18 a non perdere la testa vuol dire squadra di grandissima esperienza. Infatti la partita per me è la fotografia, esperienza Kinder contro gambe Fortitudo. Canestro ovviamente di magnifico, fallo su Comasez che forza un tiro importante, lo sbaglia, il pallone è controllato da Bane Prelevic. Prelevic in palleggio contro Myers che gli strappa il pallone. Blasi in transizione, scarica per Pilutti, ha spazio per un altro tiro da tre non contestato, lo sbaglia, tocca lui il pallone, poi ci si tuffa e il controllo è per Ruggeri. 0 su 4, 0 punti per Savic fino a questo momento, uno degli assenti al referto e anche in termini di impatto in questa partita. 8 punti per la Team System, il fischio di Facchini, il fallo di Sandro Abbio sulla partenza in palleggio di Carlton Myers, secondo fallo per Sandro Abbio. E qui il Bologna Calcio presente in massa alla partita, tutti i tifosi della Team System tranne Marocchi che tifa Kinder. Well, questo è vero, anche se tu vai a vedere la squadra di Milano, la metà Inter, metà Milan, questo è logico. Abbio uno contro uno contro Myers, finisce con un cambio di Carrera, ancora un fischio arbitrale, un altro fallo per Sandro Abbio, due falli in un amen per lui, questo è il terzo. E questo è il settimo fallo di squadra, da qui in poi rientrerà Patavucas, un po' troppo piccante, da qui in poi Flavio, bonus sia per Fortitudo che per la Virtus. Torna Patavucas che sembra un po' in difficoltà, ha un problema alla schiena,
stato costretto a sottoporsi a una manipolazione, va in panchina Sandro Abbio. Sempre una situazione difficile quando spendi secondo e terzo fallo rapidamente nel primo tempo in una partita in cui difensivamente Abbio è importantissimo per i piani di Bucci, la ricezione di Blasi, poi quella di Myers che attacca Prelevic, poi l'aiuto di Carrera, lo scarico per Blasi, Ruggeri da tre, il suo tiro esce, va forte McRae a rimbalzo, la trattenuta da parte di Flavio Carrera. C'è ancora molta differenza in termini di vitalità. Hai detto tu Flavio, vitalità, reattività, ok, proprio qui McRae esplosivo di qui ha costretto Carrera al fallo di trattenimento e tutta la storia qui. Siamo nel bonus Flavio, due tiri liberi. Conrad McRae viene dall'Università di Syracuse, è stato compagno all'inizio della carriera di Glenn Secunda, il comunitario irlandese del Benetton. Lo scorso anno con l'Efes Pilsen ha eliminato dalla Coppa Korać proprio la Team System, andando poi a vincere la manifestazione in finale contro la Stefanel. Terrificante la sua abilità fisica, abbiamo già visto una schiacciata di quelle che lasciano il segno. Positivo McRae fino a questo momento con 6 punti ma soprattutto con 5 rimbalzi, un assist e un recupero. Ultimi 4 minuti di questo primo tempo, vorrebbe il riciclo dei cronometro dei 30 secondi Bucci, non ce l'ha, c'è invece l'infrazione di passi per Arjan Komazec, un'altra palla persa per la Kinder che ha 9 palloni persi, sono tanti perché i palloni persi lanciano il contropiede. Well, esattamente, non puoi perdere la palla contro la Team System, trasformano tutti il contropiede come noi abbiamo ben visto, o primario o con remorque secondario. Il blocco di McRae, l'uscita di Carlton Myers contro Patavukas, dovrebbe attaccarlo in palleggio, così fa, arriva l'aiuto, arrivano le maglie che si stringono, il recupero importante per la Kinder, Prelevic in transizione, viene stoppato in maniera però irregolare da Conrad McRae, interferenza per il centro della Team System. Andiamo a vedere la parabola alzata, sale, probabilmente stava già cominciando a scendere, sicuramente eravamo al di sopra dei 3,5 metri, questo è sicuro. Ma adesso la Virtus è rientrata in partita, meno 8. Myers in palleggio contro Patavukas, questo è un mismatch in penetrazione, passaggio rischioso di Myers controllato comunque da Blasi, Pilutti in palleggio a sua volta contro Arjan Komazec, lo batte, classica entrata di Claudio Pilutti e segni di vita anche da Claudio Pilutti. Grande canestro, importante Pilutti, ha avuto anche un rimbalzo importante in questa partita. Chiave della Virtus, l'entrata di Bani Prelevic in partita, sono con lui in campo, sono in testa, senza lui no. Prelevic tira, sbaglia, bel rimbalzo d'attacco di Magnifico che finisce in mezzo a Ruggeri e McRae, il fischio arbitrale, il fallo dell'ex compagno di stanza Rimini di Carlton Myers, eccoli qua i due, uno vicino all'altro, molto bravo Walter Magnifico, difficoltà a rimbalzo per la Team System. Non scordiamoci che qui manca il signor Dan Gay. Well, Dan Gay in questo tipo di partite, proprio il fabbro come lo chiamo io, che è uno che picca per il rimbalzo nel senso positivo, è un elemento importante di correggere i tiri sotto canestro. E Flavio, sulla sua assenza sarà sentita negli ultimi 5 minuti di questa partita. Se la Virtus riesce ad andare all'intervallo a 10 punti sotto o 9-8, cioè 10 o meno di 10 sono in partita, se no rende la cosa molto difficile. Walter Magnifico, 18esima stagione in Serie A, segna il 6° punto della sua partita, meno 8 per la Kinder, carriera forte contro McRae, Blasi che da qualche minuto a John Crowley per Pilutti che attacca Bane Prelevic, buona difesa stavolta del serbo naturalizzato greco e Magnifico non può inseguire così lontano Massimo Ruggeri che va a bersaglio, è la Team System del tiro pesante, 9 su 17 da 3. Già un tiro da 3 al minuto Flavio e non ha esitato Ruggeri neanche con la maschera. Prelevic isolato contro Pilutti, adesso c'è il blocco di Carrera, il palleggio dell'ex giocatore della Stella Rossa di Belgrado, poi Magnifico per Komazec, buonissima difesa di Cecco Vescovi, Ruggeri rimontato da Carrera, difende la palla, chiude lui il contropiede, 5 punti in fila per Ruggeri e Arjan Komazec, usiamo un eufemismo, non è contento dei compagni. No, lui non è rientrato in difesa come protesta, ma gli ha costato 2 punti. Adesso vuole la palla, la mette per terra, difende forte su di lui Vescovi, dentro per Magnifico che usa la sua tecnica ma sbaglia, bel rimbalzo difensivo di McRae che però mette la palla in mano a Magnifico, poi lo stoppa ma fallosamente,
Prima abbiamo visto Binelli, adesso Magnifico. Insegnano a McRae come bisogna tenere in mano la palla con due mani, come fa qui Walter. Grande esperienza di Walter Magnifico. McRae è un giocatore, un ragazzo molto giovane, però qui era questa un'esperienza, proprio tutto lì. Ruggeri in questo replay, Flavio, nonostante la maschera in testa, che io non riesco a capire come possono misurare a distanza, non ha esitato neanche con quello sbagliato e neanche qui. Walter Magnifico in carriera, due scudetti con Pesaro nell'88 e nel 90, una coppa nelle coppe, due coppe Italia, un bronzo agli europei con la nazionale e l'argento agli europei di Roma nel 91. Palmarès di tutto riguardo, segna il 36esimo punto della Virtus, ne ha 12 da rimontare la Kinder, ultimi 90 secondi del primo tempo. Ruggeri contro lo stesso Magnifico, Blasi anticipato forte da Patavukas, riceve comunque serie di blocchi per Francesco Vescovi, ha in pivot basso Conrad McRae, lo cerca, non lo trova, mette la palla per terra contro Prelevic, uno contro uno di Vescovi, scarica poi all'ultimo momento per McRae, bravissimo Carrera ma non trova il pallone, due secondi per andare al tiro, lo prende McRae, gli esce, tocca Patavukas, Carrera è una piovra, è sbilanciata stavolta la Team System, Comases tiene il pallone, scarica fuori per Prelevic, da tre ma ne Prelevic, gli esce il rimbalzo di Ruggeri. Magnifico rimane indietro assieme a McRae, Blasi è già dall'altra parte, Pilutti ha spazio, non esita Pilutti, gli esce il rimbalzo di Magnifico. Adesso due squadre che hanno speso molto anche dal punto di vista psichico, mentale, in questi primi 20 minuti di un derby così importante. Blocco di Magnifico, palleggio di Patavukas, poi Comasez sul blocco di Carrera, un po' di mezza ruota per la Kinder, ultimi 15 secondi dell'azione, palleggio di Prelevic, cambia velocità, gran canestro di Branislav Prelevic. Grande rimosso a ridosso a meno 10, qui la ultima palla della Fortitudo, importantissima, tutte le due squadre hanno sprecato opportunità, Blasi a gestire questi ultimi 10 secondi. Non è riuscito a rimettere né Myers né Crowley con un time out come voleva Dal Monte, e adesso Blasi intelligentemente subisce in penetrazione il fallo di Kostas Patavukas, time out cui Dal Monte rinuncia, ma ormai gli ufficiali di campo gliel'hanno assegnato. Dal Monte vuole comunque rimanere con la squadra sul terreno, il time out serviva solo su un eventuale canestro della Kinder per rimettere in campo i due titolari, cosa che non si è verificata. Blasi con questi due tiri liberi, inutile per 5 secondi e 53 centesimi di difesa, sacrificare o meglio rischiare un fallo di Myers. Well, esatto, io non metto Myers qui neanche pagato, Flavio, che grande idea, adesso forse lo mette però Dal Monte. Credo che sia stato costretto dalla tavola, perché voleva lui cambiare idea ma l'hanno obbligato a farlo e lui non vuole rischiare un fallo qui, soprattutto su Prelevic, la palla andrà a Prelevic. Blasi segna freddamente dopo tutta questa attesa il primo dei due tiri liberi. Team System quasi da 50 punti, 50 in questo momento, e sono tanti, anzi tantissimi in un derby. Magnifico rimette per Patavukas, Patavukas evidentemente non ha idea di quanto tempo manchi, un secondo, il passaggio per Carrera, il tuo playmaker che non sa, dopo una situazione di tiro libero e dopo un minuto di gioco fermo, che non sa quanto tempo manca, non è un bel viatico per terminare il primo tempo e andare negli spogliatoi. Gestione dell'ultima palla discutibile da parte di Kostas Patavukas, ma tant'è, su un campo di basket succedono anche cose del genere. Primo tempo targato Fortitudo e Carlton Myers. Fortitudo e Carlton Myers, oppure mettiamo Carlton Myers e Fortitudo, perché è stato lui la grande locomotiva, il trascinatore delle situazioni. Sottolinea quello che ha detto Flavio, errore di non guardare il tabellone elettronico di Patavukas, veramente una cosa, non c'è commento su questo, il suo lavoro è quello. Il sindaco di Bologna, Walter Vitali. 12 punti di vantaggio per la Team System sulla Kinder dopo 20 minuti di gara. Statistica chiave, 18 tentativi da 3 per la Team System, 4 per la Kinder. La percentuale è la stessa, 50%, ma come ovviamente insegnano le leggi della matematica, 9 per 3 fa 27 punti da dietro l'arco, 22 dei quali per un incredibile Carlton Myers. Andiamo a vedere con l'aiuto della nostra lavagna il rendimento degli uomini più attesi in attacco. Intanto il duello chiave quando in attacco è la Team System si chiama Carlton Myers contro Morandotti, contro Abbio, contro Patavukas, contro chiunque. In questo caso il gioco a due, ovvero sia il blocco di McRae, eccolo qua per il palleggio di Carlton Myers, con un Myers che tira 11 volte da tre, non si può rimanere nel blocco come fa in questo momento il suo difensore, non si può rimanere così lontani come fa il difensore del bloccante, altrimenti Myers ha spazio, tira,
e sta tirando col 64%. Well, Flavio, sei stato, hai detto hai spazio, non neanche tanto spazio, se a lui c'è una fessura ormai come c'era lì, veramente quello è stato un tiro d'NBA che tu hai disegnato lì, Flavio, perché non c'era, lui ha preso una fessura di 10 centimetri e ha castigato la Virtus. Dall'altra parte Arjan Komasec è il giocatore che invece deve riuscire a produrre gioco, è l'unico che ha i mezzi atletici e soprattutto tecnici per farlo. Qui una delle rare distrazioni difensive di Vescovi, lo vedete troppo eretto, permette la penetrazione al suo ex compagno di squadra e quando Komasec penetra sa che ci sono giocatori che aiutano, i giocatori liberi li vedete qua, ci sono, lui deve cercarli, trovarli, è assolutamente vitale per la Kinder che lo faccia come ha fatto qui con Augusto Binelli. Komasec nel primo tempo autore di 11 punti prima della palla a 2 del secondo tempo. Le notizie dalle due squadre con Geri De Rosa e Paolo Ellis. Alberto Bucci ha ricordato i suoi, dato che la partita non è assolutamente finita. Ha detto di fare maggiore attenzione in difesa, soprattutto quando da uomo passano a zona o cambiano addirittura tipo di zona. In attacco Bucci vuole maggiore palla sotto, la Team System ha problemi in questo momento sotto canestro, quindi un maggiore utilizzo dei lunghi. Per quanto riguarda Luca Dal Monte, ha ricordato ai suoi di fare molta attenzione ai giochi a due, ai pick and roll dei virtussini, ha detto manteniamo la concentrazione, cerchiamo lo stesso impatto all'inizio del secondo tempo che abbiamo avuto all'inizio della prima parte di partita e non fidiamoci soltanto del tiro da tre, cerchiamo anche delle penetrazioni. Vescovi schiaccia per terra per Frosini, linea di fondo, poi McRae cerca di salvare ma alla fine a controllare Prelevic che entra nel quintetto d'avvio della ripresa per Bucci. Komasec viene per Patavukas, rinuncia al tiro, trova Walter Magnifico, morbido il suo tiro ma gli esce, sulla palla va Augusto Binelli, riesce a mandarla in direzione di Branislav Prelevic, Patavukas per Arjan Komasec, Magnifico in quintetto al posto del deludente fino a questo momento a dir poco Zoran Savic. Bel rimbalzo d'attacco di Komasec che segna, subisce il fallo, andrà in lunetta col tiro libero supplementare. Ma Flavio, ricordare che Arjan Komasec centimetro per centimetro come vediamo qui è il miglior rimbalzista in attacco, braccio lunghe, mani grandi e forti, tempismo, posizione, intelligenza, tutto. Due stagioni a Varese, la prima con 31 punti e mezzo di media, la seconda addirittura con 33,2 punti di media, poi lo scorso anno il passaggio alla Virtus, lo scorso anno Buckler, quest'anno Kinder come abbinamento, qualche polemica, qualche pare difficoltà di rapporto, zona 2-3 intanto per Bucci, Myers per Vescovi, mette palla per terra Vescovi, il taglio di Frosini, la ricezione di John Crowley, attacca la difesa, schiaccia per terra per Vescovi, ultimi 10 secondi dell'azione, Crowley ancora nel traffico, il fischio di Taurino applaude Arjan Komasec dicendo continuiamo a giocare, fallo di Augusto Binelli in un momento in cui la Team System sembrava far fatica. Well, Team System sta facendo fatica e la Virtus sta mescolando difese, 1-3-1, passando a 2-3 e adesso uomo a uomo, no 2-3. 2-3 ancora con John Crowley che cerca e trova Carlton Myers, uscita di Augusto Binelli, un po' di confusione nella difesa che permette un tiro comodo da 3 a Crowley, sbagliato, sul rimbalzo si avventa Vescovi, va dall'altra parte per Myers, la penetrazione di Carlton Myers, arresto, tiro e se adesso Myers comincia a penetrare per la Kinder equilibrare la difesa non sarà facile. Da Michael Jordan, primo tiro da 2, molti tiri da 3, adesso penetrazione, tiri da 2, attenzione Virtus, lui sta per spaccare la difesa in 4. Passo di incrocio di Magnifico, appoggia al vetro e sbaglia, gran rimbalzo per Conrad McRae, Magnifico si sta prendendo le sue responsabilità ma solo 2 su 6 finora dal campo, Vescovi da 3, un possibile colpo da KO, lo sbaglia, il rimbalzo è per Patavukas che continua a giocare al suo ritmo, ovvero sia un ritmo piuttosto basso, va nell'angolo, si forma il triangolo laterale per la Kinder, poi Magnifico che mette nelle mani di Arjan Komasec con il duello con Vescovi, buona lettura sul raddoppio del gioco a 2, buon tiro per Magnifico, questi sono buoni tiri che Magnifico sbaglia ma questo non è assolutamente razionalizzabile, Myers prende il controllo del perno all'ultimo momento, forse non lo prende secondo la panchina della Kinder ma comunque gli arbitri non fischiano, c'è Frosini in pivot basso, Vescovi va ancora per John Crowley, poi gira sui blocchi dei lunghi, finisce nell'altro angolo, ultimi 10 secondi dell'azione, Vescovi con un brutto passaggio letto bene da Arjan Komasec che si invola e conclude tranquillamente in lay-up
quindicesimo punto per il giocatore croato, meno 10 adesso per la Kinder. Well, anche Bucci ha cambiato difesa ancora qui, uomo a uomo con lui, e adesso cambia di nuovo. È come se sta marcando un po' Vescovi uno contro uno, gli altri è zona adesso uomo a uomo totale. McRae contro Walter Magnifico, Myers si trova nella zona di Prelevic, Comasez contro Vescovi che schiaccia per terra, bene per Frosini, il suo uno contro uno su Binelli, un buon tiro ma sbagliato, il rimbalzo dello stesso Binelli, momento delicato della partita per la Team System. Kinder che sta riavvicinandosi, Myers lavora contro Prelevic, finta di backcourt, sale per ricevere, ancora Patavucca, Sperarian Comasez che va al tiro da tre, gli esce, ma era un buon tiro. Gran rimbalzo per Conrad McRae che sta lavorando splendidamente lì sotto, ha già 9 rimbalzi assieme a 6 punti per una valutazione totale di 18 dopo neanche 4 minuti di ripresa. Il blocco dello stesso McRae per la penetrazione di Crowley, cerca e trova Frosini, tiene la posizione difensiva Comasez e poi alla fine c'è la spinta da parte di Augusto Binelli. Crowley sicuramente ha forza penetrativa, a volte esagera, qui ha trovato però molto bene Frosini. Bucia qui Flavio è andata scommesso sull'esperienza dei suoi uomini, lui ha anni diciamo di esperienza in Serie A in campo a non finire questa sera e questa è la sua idea. E avete visto inquadrato Toto Ricciotti, agente di Sale Georgievic, si continua a parlare di questa possibilità, il ritorno di Sale Georgievic che in questo momento è in lista infortunati con i Portland Trail Blazers alla Team System al posto di John Crowley, ampiamente in odore di taglio, anche se fino a questo momento il suo lavoro nonostante l'infezione al piede in questo derby lo ha fatto ampiamente. Si è parlato anche di Kenny Smith che è stato tra l'altro appena tagliato dai Detroit Pistons, potrebbe essere preso sul mercato dei cosiddetti waivers dagli Charlotte Hornets. Il tiro di Prelevic lo sbaglia, il rimbalzo d'attacco è per Arian Comasez, l'errore, Frosini lancia Carlton Myers, altro giocatore della scuderia di Toto Ricciotti, grande contropiede per la Team System, lo chiude da par suo Conrad Bastien McRae. Devastante azione del fortitudo contro la Virtus ha sbagliato l'occasione veramente della serata, non hanno più possibilità di sbagliare cose così. Magnifico, due tiri sbagliati, ecco la canestro di nuovo, un altro sbaglio. E questa volta è arrivata la mano nera, quella di Conrad McRae, dopo la schiacciata, l'intimidazione e il rimbalzo, blocco in transizione di Frosini, Myers va dentro, arresto, tiro, due esecuzioni, fotocopia per Carlton Myers. E attenzione, la Team System dà un altro strappo dopo 5 minuti di ripresa, più 15 fortitudo. E sembrava la Virtus rientrato lì a meno 8, non adesso, e Cano Binelli tira da quasi 3 punti, non c'è più connessione in attacco. Prelevic spende un fallo su Myers che aveva ingranato l'overdrive per andare in velocità e qui Myers adesso dopo 7 bombe devono andare di più vicino, cosa fa lui? Va uno contro uno, prende il centro dell'area, time out Bucci, 14 minuti 51 secondi al termine. Conrad McRae, 25 anni come Carlton Myers, una carriera finora a livello universitario, poi in Europa tra Istanbul con le due squadre rivali, il Fenerbahce e l'Efes Pilsen, la Francia col Portes, da quest'anno alla Team System, un giocatore diciamo così abbastanza spettacolare. Guardate questa schiacciata sull'ottimo assist di Cecco Vescovi, uno dei migliori passatori di tutta la Serie 1, già due assist questa sera dopo il timeout. Geri De Rosa e Paolo Ellis, giochiamo con pazienza, tiriamo troppo la svelta, diamo la palla sotto in difesa, vedremo nuovamente come stiamo vedendo la Kinder a zona, ha chiesto ai due uomini sotto Bucci di uscire molto nell'angolo per impedire i tiri da fuori. Luca Dal Monte ha detto ai suoi piccoli continuiamo ad andare tutti quanti a rimbalzo, in attacco continuiamo le penetrazioni, in questo caso gli esterni devono stare molto larghi, pronti a ricevere lo scarico. Uomo contro uomo sempre per la Team System, ottimo backdoor di Comasez e ottimo passaggio schiacciato per terra di Flavio Carrera, 17 i punti di Comasez che va a ringraziare il compagno, 13
ve li da amministrare per la Team System in 14 minuti ancora di un derby lunghissimo, tutto da godere o tutto da soffrire a seconda della vostra fede. Carlton Myers va uno contro uno, schiaccia per terra per Vescovi, il suo tiro da tre piazzato, esce Comasez, va via in transizione, salta Vescovi con una prodezza, poi va per schiacciare e viene stoppato da Carlton Myers. Il gioco del derby, Crowley per McRae e c'è il fallo tecnico contro Arjan Komazec. Komazec continua la sua protesta, eccolo qua inquadrato in primo piano, la stoppata di Carlton Myers, gesto incredibile. Well, qui non ha ragione, cioè ovviamente alla fine con l'avambraccio Carlton appoggiandosi qui ha fatto il contatto, ma la stoppata è stata pulitissima. Nel secondo tempo tutti i punti della Virtus portano la firma di Arjan Komazec, 6 punti tutti quelli della Kinder che in un momento di grave difficoltà, e adesso Komazec è stato stoppato come avete visto in maniera chiara da Carlton Myers, il rimbalzo di Conrad McRae, poi la gestione della palla di John Crowley, attenzione alla linea di fondo presa da Vescovi su cui Carrera non può far altro che spendere un fallo. E la Kinder è una squadra in questo momento, non oso dire allo sbando ovviamente, ma diciamo così, in netta difficoltà. Questa per ora è, ripeto, l'azione del derby. Guarda, questo ovviamente qui cercava di fare con una mano e Carlton l'ha stoppato appoggiando con la mano eccetera, però se lui avesse veramente fosse alzato spingendo per mettere su più in alto, allora non si parla neanche, questo qui è un contatto per me incidentale. E sottolineiamo che Carlton Myers ha fatto un salto assolutamente di un altro pianeta, quasi 7 minuti di gioco nella ripresa, 17 punti di vantaggio per la Team System, il palleggio di Carrera lo chiude, mette nelle mani di Kostas Patavukas, grande anticipo a tutto campo, faccia a faccia di Vescovi contro Comasez che sale per ricevere, Vescovi esagera in aggressività, Vescovi comunque anche lui una partita difensiva che onestamente non sempre ha prodotto in questa stagione. Cieco Vescovi, giocatore di esperienza, e tu hai sottolineato mille volte Flavio, grandissimo passatore come ala al numero 3, un'ala piccola, ma fa la sua parte anche in difesa, fa tutto, giocatore totale. Binelli che sbaglia, un altro rimbalzo di McRae, dal monte sembra quasi dalla panchina spingere la squadra, e Carlton Myers, arresto, tiro da tre, gli esce, il rimbalzo è di Patavukas, viaggia in transizione Prelevic, buonissimo taglio di Komazec, gran lavoro, è stoppato da McRae, ma questa volta c'è il fischio corretto da parte di Facchini, fallo che è di Carlton Myers e terzo fallo per Carlton Myers. Buonissima tecnica qui di Arjan Komazec. Wow, Komazec è un artista vicino canestro, Carlton ha voluto veramente stoppare di nuovo, ovviamente poteva essere sia di Carlton o di Conrad McRae. 2 tiri liberi, ma meno 17 Flavio, il distacco più grande di questa partita, adesso riduce questo un attimo Komazec. Arjan Komazec, sposato con 2 figli, grande appassionato di musica funky e rap e della cucina italiana, soprattutto dei piatti a base di pesce. Un giocatore di cui si era parlato lo scorso anno per un possibile approdo NBA, prima a New Jersey, poi a Phoenix, alla fine non se n'è fatto niente, ha osservato il contratto che lo legava ancora per una stagione garantito con la Kinder. Frosini lungo la linea di fondo, rimette in mano a Vescovi, poi Crowley attacca bene il buco della zona, va dietro alla schiena addirittura per Frosini, segno di grande fiducia nei propri mezzi. Il fallo di Arjan Komazec, arrivano anche i dati relativi all'affluenza del pubblico, 8.075 gli spettatori, quasi 320 milioni di incasso, una bella boccata d'ossigeno ulteriore per la Team System oltre a quella che sul campo finora si sta prendendo la squadra di Luca Dal Monte. Myers per Crowley, va sulla linea di fondo, scarica per McRae che sbaglia la schiacciata, riprende, va su per schiacciare all'indietro, subisce il fallo, scariche di elettricità al polo sport, e John Crowley che continua come molti avversari della Kinder di quest'anno a trovare grandi corsie di penetrazione. Flavio, la Kinder ha un gravissimo problema, rapidità di piedi, ok, infatti fuori Patavukas che non ha grandi piedi veloci, e dentro Alessandro Abbia, nonostante tutti i suoi problemi, lui è un corridore. Il basket di quest'anno Flavio è atletica leggera giocato, bisogna non dimenticare questo mai, bisogna formare le squadre anche con questo in mente.
Abbiamo rivisto anche lo splendido dialogo con il Ferro, che ha respinto una sua schiacciata di Conrad McRae. Sbaglia il primo, segna il secondo. 8 minuti giocati nella ripresa, più 16 per la Team System. Comaset, bene per Augusto Binelli, la sua finta fa saltare gli avversari, spende un fallo Vescovi, quarto fallo, è pronto immediatamente dal monte a mandare sulla sedia del cambio al suo posto Claudio Pilutti. Quarto fallo per Cecco Vescovi, autore comunque finora di una grandissima prova, una prova intensa come quella di tutta la Team System. Buona rimessa, un'altra stoppata, poi un tiro corto e un rimbalzo offensivo per il canestro che la Kinder deve ogni volta sudare. Kinder comunque a meno 14 in campo. Ci abbia battuto da Crory, che questa volta fa una cosa onestamente inguardabile. Sei. È già fortunato a cavarsela con il possesso. Brutta idea di Crory, ok? Domanda mia, Flavio: Savic è uscito nel primo tempo, non più entrato, ci sarà qualcosa? Di sicuro nel primo tempo c'è stato lo 0-4 e una partita rivedibile, del resto nulla sappiamo. Frosini per Carton Myers e l'arresto, lo scarico per John Crowley da tre in equilibrio, gli esce Carrera contro McRae e un altro fallo per Flavio Carrera. Ecco cos'è successo a Zoran Savic. Zoran Savic è seduto in borghese sulla panchina della Kinder, evidentemente un problema fisico, come era abbastanza ovvio, quello che ha costretto Alberto Bucci a fare a meno dell'ex giocatore di Barcellona e Real Madrid Conrad McRae. Dalla lunetta sbaglia il primo dei due tiri liberi Conrad McRae, che vedete ha avuto prima di questa partita 28 schiacciate, tutta la Kinder in assoluto ne ha avute 10 prima di questa partita. A Conrad McRae piace schiacciare, e comunque è anche un gesto tecnico che ha valore, un tiro diciamo così a dir poco ad alta percentuale. Pronto Blasi a tornare, Carrera per Arian Comaset, il suo palleggio, lo scarico per Carrera che perde il controllo del perno, palla persa. Sentiamo qual è il problema di Zoran Savic, Tagiri De Rosa. Sì, Zoran Savic ha problemi a un polpaccio, si teme addirittura lo stiramento, però perché chiaramente per il momento non ci sono indicazioni definitive. 11 minuti, 21 secondi da giocare per chiudere l'incontro, 15 punti di vantaggio per i padroni di casa, ovvero sia la Team System. Myers che attacca Prelevic, arresto, tiro morbido, gli esce, tocca Binelli, fatica a controllare, la pressione a rimbalzo della Team System è davvero notevole. La Kinder già di là con Komasec e Bane Prelevic che va uno contro uno, chiude il palleggio, trova Binelli, la stoppatissima di Conrad McRae e ancora una volta il differente livello atletico, il differente tono fisico. Dudley McRae e Carlton Myers sono semplicemente troppo atleti per la Virtus, punto e basta. E Luca Dal Monte mi ha detto le due statistiche importanti questa sera: tiro da due per la Kinder è una statistica chiave, è la migliore in Italia, e rimbalzi da sotto da due punti, la Kinder a 13 su 30, 43%, da fuori da due punti 2 su 14, 14%, e uno dei motivi è paura delle stoppate. Well, assolutamente, loro sanno dov'è Conrad McRae e vogliono evitare, invece deve attaccare Conrad McRae, non evitarlo. Ovviamente molto seguiti i duetti tra Comaset e la panchina della Kinder dopo le dichiarazioni di questa settimana. Comaset che va dentro, scarica una palla splendida per Sandro Abbio, sbaglia Abbio, il pallone è catturato ancora dalla Team System, che anche a rimbalzo sta lavorando bene, ha un vantaggio di tre rimbalzi, ma soprattutto è la qualità dei rimbalzi presi senza Dan Gay a fare la differenza. Blasi in palleggio, sale Myers, c'è il blocco di Conrad McRae, Pilutti e Blasi nell'angolo, spazio per l'uno contro uno di Carlton Myers, su di lui c'è Sandro Abbi, ultimi 10 secondi, il tiro di Myers che esce, rimbalzo di Binelli, attacca Binelli Frosini ma non gli strappa il pallone, e già dall'altra parte la Kinder in palleggio con Prelevic, poi nell'angolo Arian Comaset, ultimi 10 minuti di partita, da 25 secondi abbiamo doppiato la boa di tre quarti gara. Comaset ancora in palleggio, un palleggio insistito, poi l'arresto, poi il pasticcio, c'è il fischio di Taurino, fallo di Pilutti, ma la Kinder è davvero in difficoltà, veramente in difficoltà. E Flavio, sono fermi sui piedi, giocando in lentezza e non in velocità, la forza è tutto, ogni palla che tocca scappano come una staffetta 4%, e la Virtus sta soffrendo tremendamente questo impatto. Il palleggio di Sandro Abbio, ultimi 9 minuti e 20 di gara, uomo contro uomo per la Team System. Myers passa dietro al blocco, Prelevic lo attacca, scarica per Magnifico, rotazione di Blasi molto preziosa, Pilutti contro Comaset, forza al centro dell'area, gli cancella il tiro, la mano nera,
corre McRae e Myers va per schiacciare, segna, subisce il fallo. Andrei Lunetta col tiro libero supplementare inarrestabile. Carlton Myers. Well, devastante Flavio qui, brutta azione di Comasets, forzatissimo, tutti i suoi tiri sono... E Myers ha aspettato il fallo, sapeva, posso schiacciare e anche subire il fallo. La schiacciata e il tiro giusto l'ha fatto Carlton perché ha subito il fallo. Un tiro libero supplementare. Devastante azione a favore della Fortitudo, più 18 Flavio, siamo tornati a più 18. 31 punti di Carlton Myers e un paio di cose, la stoppata e la schiacciata nel secondo tempo assolutamente di un altro pianeta, un pianeta che si chiama National Basketball Association. Adesso è pronto a tornare John Crowley e anche Gigi Sammarchi, un popolare attore tra il pubblico di questo derby di Bologna. A Bologna la pallacanestro è qualcosa di speciale e per la pallacanestro Carlton Myers questa sera è stato senz'altro qualcosa di speciale. Oh, giocatore d'NBA questa sera Flavia, e poi ha fatto le cose importanti in momenti importanti, proprio quando la Fortitudo aveva bisogno lui c'era. Magnifico, va uno contro Ruggeri, sbaglia un altro tiro, il rimbalzo è per Carrera che subisce ancora la stoppata, stavolta fallosa di McRae, ma i lunghi della Kinder faticano a tirare lì sotto. Da quanto tempo non vedevamo un magnifico a 2 su 9? No, è da sotto, Walter non sbaglia mai da sotto, l'ha sbagliato anche Savic questa sera. Binelli ha sbagliato qualche tiro a sotto. Hai detto tu Flavio, prima in classifica, tiro percentuale da 2, la Kinder questa sera un disastro. 13 su 32, 41%. Non esiste e addirittura anche adesso il tiro libero. Sbaglia Carrera, ma questo è già più normale. Abbiamo detto della scossa che anche il presidente Cazzola ha cercato di dare alla Kinder in questa intervista al Resto del Carlino di stamattina. Ha detto è un anno che non vinciamo fuori casa contro una grande, è ora di farlo, non c'è gioco e sta all'allenatore dare il gioco alla squadra. Noi non possiamo permetterci un flop, una caduta, non riuscire a trovare l'Eurolega quest'anno sarebbe un grosso problema. Narzanolin, responsabile degli arbitri italiani, assieme all'allenatore della nazionale Ettore Messina, nazionale che torna in campo, si raduna proprio domani a Milano in attesa della partita di giovedì a Budapest contro l'Ungheria per le qualificazioni ai campionati europei di Spagna 97. Sbaglia Piluti, il rimbalzo di Blasi e in questo momento la Kinder a dir poco fatica sul campo, secondo tempo offensivo da dimenticare, e questa squadra in difesa non ha proprio strutturalmente le armi. No Flavio, troppi tiri da Comasets, ok, tutto l'attacco è perniato su di lui cercando di coinvolgere lui, ma lui neanche deve coinvolgere l'altro, qui non c'è niente. Strano Flavio, due playmakers mancini in campo per la Fortitudo. E c'è uno sfondamento di Sandro Abbio, un altro errore di valutazione, già qui c'era un'infrazione di passi piuttosto chiara, poi Abbio è andato a forzare, risultato 10 punti nei primi 12 minuti del secondo tempo. Con cifre del genere non solo non si vince il derby, ma non si vince probabilmente qualsiasi partita di Serie A. Frustrato e costretto alla panchina Abbio, attenzione al taglio di McRae che schiaccia di rovescio, l'unico che riesce a rimanere impassibile completamente è il presidente della Lega Rovati. E intanto c'è la zona per la Team System, zona con Blasi e Crowley davanti, Comasets a bersaglio da 3 punti, applaude in maniera anche un po' ingenerosa il pubblico della Team System, ma certo che per ora la Kinder si chiama Arian Comasets e poco d'altro. E basta, è proprio qui, un'ottima idea la Fortitudo a provare la zona, ma se io sono consiglio per Luca Dalmonte, dimenticare la zona, c'è Comasets libero adesso. Il palleggio per Claudio Piluti, lavora contro Riccardo Morandotti che è tornato in campo. Ruggeri uno contro uno in corsa, gli va dentro anche questo tiro e adesso i giocatori della Team System vedono il canestro largo come una vasca da bagno, più 19 ultimi 7 minuti di questa partita di cui a Bologna si parlerà moltissimo sia in casa Team System che in casa Kinder anche dopo la sirena finale. Piluti contro Comasets, zona mista, esatto, per bravo, la Team System. Carrera lavora con Magnifico che prende addirittura un tiro da 3, lo sbaglia, il rimbalzo è di McRae. Un minimo di confusione per la Kinder e due parole per Luca Dalmonte che ha gestito questa partita in una situazione diciamo non facile per usare un eufemismo. Come un veterano Flavio, se avesse gestito questa partita un allenatore di esperienza in questa maniera nessuno avrebbe detto una parola. Ottima regia.
Crony va in penetrazione, si arresta, scarica per Ruggeri che ha spazio da tre e sbaglia, rimbalzo di Walter Magnifico, palla per Patavukas, viaggia Comasez in transizione, ancora Patavukas sul lato per Morandotti, sale per ricevere Carrera contro i quattro uomini della zona, Blasi fa un buonissimo lavoro, Morandotti contro Ruggeri, sbaglia questo tiro, poi sulla palla vagante va proprio Arian Comasez che subisce il fallo, Morandotti, Patavukas, Carrera, tre giocatori che hanno poco impatto offensivo per la Kinder, permettono la zona mista e dall'altra parte invece la Team System continua a trovare canestri intanto spettacolari ma soprattutto facili. Voilà, che Flavio, voglio tornare a questa zona che fa dal monte qui, certo come se sarà libero, però è 4 zone, uno su di lui, quindi non dovrebbe essere libero, rallenta la partita e quando sei in testa puoi anche fare questo, cioè consumare molto più tempo sull'orologio e proprio è una buonissima idea perché gli altri della Virtus non sono grandissimi tiratori da fuori. Ultimi 6 minuti di gara, lì inizia la Team System con 17 punti di vantaggio. Crowley per Conrad McRae, uomo contro uomo la difesa per Bucci, McRae attacca Flavio Carrera che sta cercando di mettere tutta la voglia di lottare di cui dispone sul terreno, ma ovviamente non può inventarsi le gambe e la reattività per stare assieme a Conrad McRae, e qui Carlton Myers dalla panchina felice a suo modo. Davvero la sua partita rimarrà indimenticabile. Ah, fantastica. E Flavio però, secondo tempo molto più lento, molto più punteggio basso che primo tempo esplosivo di 50 punti. Fortitudo in 15 minuti o 16 minuti solo 20 punti. Quindi anche loro hanno avuto un calo tecnico nel secondo tempo, ma abbastanza per tenere la partita in mano. Comasez 13 punti, Binelli 2 punti, fanno il totale della Kinder nel secondo tempo. Taglio di Carrera, si muove sul perno, trova Morandotti, va dentro, appoggia al vetro in acrobazia, stavolta è sfortunato, la palla viene ricacciata fuori e torna nelle mani di Kostas Patavukas. Comasez dentro ancora per Carrera, riprende il centro dell'area, facile il suo gancio, il fischio di Facchini, il canestro non viene convalidato, c'è un fallo in attacco per quello che in America si chiama hooking da parte di Flavio Carrera, anche lui deve lasciare la partita, quello che Facchini ha punito è questo movimento, ovvero sia l'uso del braccio esterno per tenere lontano la difesa. Hai detto tu Flavio in inglese, hooking, cioè facendo gancio, non si può, è un fallo in attacco, un vantaggio proprio preso che la regola non permette. Piluti per Ruggeri, attacca Walter Magnifico, fuori la palla per Andrea Blasi, ancora Ruggeri, attaccato ancora Magnifico, ancora una penetrazione di Ruggeri, Blasi da tre con spazio corto, rimbalzo di Magnifico, Ruggeri tatticamente uomo importante di questo derby, un'altra delle previsioni azzeccate di Luca Dalmonte alla vigilia, credo ancora zona mista per la formazione di Dalmonte, ma questa volta è una triangolo e due presumibilmente, esatto, così è, con Blasi in punta e Piluti e Crowley a lavorare su Morandotti e Prelevic, salta Magnifico, sbaglia, si lotta, rimbalzo, la palla è ancora della Team System, va via a tutta velocità Ruggeri, Piluti di tocco ancora verso di lui, sulla palla vagante va Blasi a controllare, alla fine sarà la Kinder, ultimi 5 minuti di partita, anche senza Myers la Fortitudo mantiene perfettamente il controllo della gara. Dall'inizio alla fine Flavio, dopo un po' di equilibrio all'inizio, tutta la partita Fortitudo, grande superiorità tecnica. Morandotti contro Piluti, deve mettere palla per terra, lo fa, sembra prendere un tiro, scarica invece per Prelevic che sbaglia, il rimbalzo è di Ruggeri, siamo probabilmente già in quello che in America, o meglio nella NBA, si chiamerebbe garbage time, tempo dei rifiuti, ma aspettiamoci di vedere qualcosa intanto da McRae e aspettiamoci di leggere negli sguardi dei giocatori della Kinder un'eventuale reazione, non fosse altro che d'orgoglio, il risultato ormai è compromesso alla situazione. Piluti batte Morandotti facilmente, sbaglia, rimbalzo di Walter Magnifico che sotto i tabelloni si è battuto bene nella seconda metà della ripresa, adesso va a ricevere in pivot basso contro McRae, non vede il canestro, prende il rimbalzo, alla fine dai e dai e dai, segna Walter Magnifico subendo anche il fallo da parte di Andrea Blasi, Andrea Lunetta col tiro libero supplementare. Qui Flavio, io ho detto anche superiorità tecnica ma soprattutto superiorità atletica per quanto riguarda le gambe e i piedi, veramente la Fortitudo ha dato una grandissima dimostrazione sfruttando questa rapidità sia in attacco che in difesa.
Walter Magnifico, per lui quest'anno un utilizzo più di qualità rispetto anche a quello della passata stagione con la Scavolini di Valerio Bianchini, che magari potrebbe essere l'allenatore avversario di Walter Magnifico al prossimo derby, quello del ritorno, ma non precipitiamo i tempi. Più 15 adesso per la Team System, Piluti per Myers che è tornato fresco dalla panchina, il blocco di McRae, il suo palleggio in penetrazione lo chiude, si affida ancora al centro che veste la maglia numero 13, aiuto di Augusto Binelli, ancora duetto tra Myers e McRae che dimostra di avere un buonissimo tiro in sospensione, lo appoggia al vetro, lo manda a bersaglio. McRae ha fatto appieno il suo lavoro in questa partita, 15 punti, 16 rimbalzi, 2 recuperi, 2 stoppate, assolutamente tutto quello che doveva fare, 34 di valutazione per lui. Morandotti con un tiro abbastanza improbabile, rimbalzo d'attacco per Binelli che sbaglia, segue ancora rimbalzo offensivo, non vale il canestro, infrazione di passi, palla persa numero 15 per la Kinder. Si diverte Stefano Nosei. Ma si diverte la Team System Fortitudo, qui giocano in scioltezza proprio, non c'è niente da fare, mamma butta la pasta Flavio, perché qui questa partita è già in forno da lungo tempo. Crotty attacca lungo la linea di fondo e subisce un altro fallo, questo è di Kostas Patavukas, due lampi all'inizio con due bombe, Patavukas rimane, Crotty non sappiamo, ma comunque ha giocato una partita notevole in questo derby, l'ex stella dell'Università di Virginia, poi professionista nell'NBA con Utah e Cleveland. Flavio, interessante, fuori Patavukas, fuori Abbio, adesso la Virtus in campo senza playmaker. Con Prelevic e Komazec che dovranno industriarsi a lavorare in questo ruolo, a portare la palla oltre la linea di metà campo, è proprio Arjan Komazec, è lui a chiamare il gioco, una soluzione che chissà potrebbe essere anche interessante in proiezione futura. Il blocco cieco di Prelevic si apre poi per ricevere il taglio di Arjan Komazec che ha segnato 24 punti ma con percentuali ben al di sotto della sua media, 8 su 19 in totale. Prelevic che sbaglia, rimbalza ancora di Magnifico, Magnifico si sta battendo fino in fondo anche al di là dei suoi errori al tiro, è in doppia cifra con 12 punti, l'unico giocatore in doppia cifra assieme a Arjan Komazec. 4 su 14 per Walter. Flavia ha sofferto molto, adesso alla fine qui sta mettendo dentro qualche canestro ma sta soffrendo molto, fallo in attacco. Fallo in attacco, effettivamente è l'idea di Facchini su questo contatto, un fallo per John Crotty, un blocco irregolare dell'ex giocatore anche dei Greenville Spinners in una delle leghe minore degli Stati Uniti. Ultimi due minuti di gara, festeggia il pubblico, c'è un po' di confusione in qualche zona del polo sport, finora è stato un derby correttissimo, proprio correttissimo come Roberto Brunamonti, che quando giocava era un esempio di correttezza. Roberto Brunamonti che adesso assieme a Piero Costa e tutta la dirigenza virtusina dovrà anche analizzare una situazione che si fa difficile, non forse in termini di classifica ma sicuramente in termini psicologici. Questa è una vittoria importante perché è un derby, perché viene in una settimana particolare per la Team System, ma soprattutto perché ricompatta ulteriormente il campionato. Esatto Flavio, la classifica cambia, la Fortitudo rientra prepotentemente in tutta l'azione per quanto riguarda i due punti, la classifica eccetera, loro erano un po' in difficoltà dopo due sconfitte in fila, ma adesso loro ci sono e come, questa è una grandissima prestazione di una grandissima squadra questa sera. E Piluti mette il punto esclamativo con la bomba proprio sull'ultimo minuto, più 18, la Kinder con tutto il suo potenziale offensivo è a quota 60 punti, ovvero sia uno in meno di quelli realizzati dal solo quintetto base della squadra di Luca Dal Monte, che è uno dei trionfatori di questo derby. In settimana si parlerà di Bianchini, lo stesso Bianchini che in passato aveva detto Bononi ad Elenda Est, Bologna deve essere distrutta per un presunto eccesso di potere da parte della città felsinia. Si parlerà di Djordjevic, per ora stasera si parla di Dal Monte, di John Crotty, di Carlton Myers ovviamente che sbaglia questo tiro ma è l'eroe vittorioso, e di una squadra che sembra uscire dal momento di difficoltà, una squadra che contro le grandi quest'anno non ha mai tradito, proprio quello che invece manca da qualche tempo alla Kinder, soprattutto lontano dal proprio campo. Segna Prelevic, ma è troppo poco e troppo tardi, finisce con Ruggeri che schiaccia violentemente.